sono gli Isis e spero che la luce dietro non li accechi troppo. Ok, è un po' tardi per fare questo tipo di blog, perché l'estate è già iniziata da parecchio in realtà, ma io purtroppo ho avuto tempo di farlo solo adesso. Ok, cambiamenti in arrivo? Sì, parecchi innanzitutto. Quindi qual è il programma estivo, tra virgolette, del canale, che probabilmente si protrarrà anche da settembre in poi? Allora, innanzitutto a coloro che sono interessati alla serie di Mega Man, ribadisco ancora una volta, non è finita, io voglio completare quella dannatissima serie. Il problema è che le Muxa e l'avversario che viene dopo sono davvero troppo forti per me. Quindi sto pensando di scaricare un salvataggio dove una persona è già arrivata a un buon punto nella storia, ha già aiutato tutti, ha già completato il gioco principale, ha più o meno tutte le carte e per cui posso fare un mazzo decente rispetto a quello che è adesso. Ok, quindi non è finito Mega Man. Inoltre vorrei fare la parte bonus di quel gioco lì, sì, perché questa che stiamo facendo e che abbiamo finito si potrebbe chiamare parte bonus, ma in realtà ci sono degli altri tipi di boss che vengono chiamati DX e quindi Deluxe, ma non vi spoilerò assolutamente niente. Io non li ho mai fatti perché questi tipi di boss sono bloccati nella versione europea insieme a tutta un'altra serie di codici. Sono disponibili solo per la versione americana e giapponese del gioco. Non chiedetemi il perché, francamente. Ah boh. Seconda notizia, ho iniziato a collaborare con un canale davvero davvero fantastico che si chiama N-Style. A gestirlo sono quattro ragazzi della mia età, dovrebbero essere tutti della mia età in teoria, e trattano soprattutto di tematiche Nintendo, giochi Nintendo, novità Nintendo. E il primo video di collaborazione uscirà martedì sul loro canale, è un video su Showdown, su delle random battle. Mi raccomando ragazzi, non mancate, perché il secondo video poi si terrà sul mio canale e penso che questa collaborazione continuerà, ok? Questa collaborazione che vogliamo portare avanti, ma probabilmente ricominceremo ad agosto, quindi per il momento faremo un video sul loro canale e un video sul mio. Mi raccomando, martedì, vi lascio il link in descrizione del loro canale, fate un salto. E comunque questa settimana dovrebbe uscire anche la mia parte di video, dopo loro naturalmente, perché sono due episodi, li chiamerei contigui, ecco. Non vi spoilerò niente per il momento, lo vedrete poi nel video sul mio canale, di che cosa avevamo in mente di fare verso agosto. La terza notizia ragazzi è che per il mio compleanno, come avevo detto nello scorso video che è stato il 26 giugno, mi hanno regalato una PlayStation 4 i miei amici, ok? Cosa stranissima, salve computer, cosa stranissima, ma me l'hanno regalata e io ho comprato come gioco Axel World vs Sword Art Online, ok? Non so se lo conoscete, è la saga di Sword Art Online comunque che si unisce a quella di Axel World, sono tutti e due davvero capolavori di Reiki Kawahara, a mio parere. Su SAO o Sword Art Online ho già fatto un paio di video, quindi vi lascio comunque in descrizione i video su SAO se volete darci un occhio. E quindi avevo intenzione di portarvi, non so se un vero e proprio gameplay, ma comunque delle scene, delle missioni di gioco. Gameplay nel senso di commentary probabilmente no, forse alcune volte metterò delle scene dove interverrò, ma principalmente saranno scene che seguiranno la storia del gioco, quindi non mi intrometterò più di tanto in questo tipo di scene, però darò dei consigli sicuramente sul gioco. Ultima cosa prima di concludere, le live. Ok, avevo intenzione di continuare il fatto delle live con Twitch. Di qui a breve penso che potenzierò il mio PC, quindi comprerò una... espanderò la RAM che ha attualmente su, da 8 arriverò a 16 giga, quindi non male. Ho intenzione sicuramente di continuare a fare live su Hearthstone, su Twitch, e ragazzi tenetevi pronti perché verso la metà di agosto uscirà una nuova espansione di Hearthstone che si chiama Il Trono dei Cavalieri di Ghiaccio, mi pare che si chiami così, sì, e parla del Re dei Lich. Ok, quindi sarà un'espansione molto molto particolare, ma non mi voglio addentrare troppo nei dettagli. Se volete potete andare tranquillamente a cercarla sul sito della Blizzard e vedervi un paio di spoiler sull'espansione. Io non ho intenzione di farlo per il momento. Ragazzi, spero stiate passando delle vacanze meravigliose. Spero che continuino a essere davvero davvero fantastiche. La decisione di caricare video di Axel World vs World Art Online è anche pratica, perché io questa settimana sono, diciamo che, riposo. Ok, perché queste vacanze sono state un po' uno... tira e molla per me,
E invece le prossime due settimane dopo quella di riposo io faccio l'animatore al Grest, anzi in realtà lo gestisco proprio perché sono uno dei più grandi praticamente, e quindi caricare video diventerà difficile. Quindi per conciliare canale e Grest, se vogliamo metterla così, caricherò delle scene per l'appunto di Axel World vs World Art Online. Spero vi piaccia come idea, se avete altri giochi consigliatemeli. Ruberò l'account probabilmente di PlayStation a Rosso perché ha su uno sfracco di giochi per registrarli. Niente ragazzi, quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Sì, stiamo tornando. Quindi, bella ragazzi.